la straordinaria bellezza di Napoli, il suo clima, il suo golfo, resero la città celebre fin dai tempi più antichi, ma vi attirarono anche una lunga serie di dominatori stranieri. Il maschio angioino li ospitò tutti durante 500 anni, da Carlo d'Angiò, che lo fece erigere, ai viceré spagnoli. A metà del Settecento i Borboni diedero l'indipendenza a Napoli e arricchirono la città con edifici rimasti a testimonianza di un'epoca, come San Francesco da Paola e il Palazzo Reale, restaurato a metà dell'Ottocento. Splendida dimora borbonica fu la Reggia di Capodimonte, circondata da un parco che la isola tra il verde. Oggi il palazzo ospita un museo prezioso soprattutto per la sua raccolta di porcellane, celebri in tutto il mondo. Anche Villa Floridiana è diventata un museo. La regalò Ferdinando I alla duchessa di Floridia, nell'epoca in cui le grandi favorite concedevano ai re di risolvere la loro personale crisi edilizia, ottenendo così dimore che qualche volta erano più belle della stessa reggia. Napoli, vista di qui, può ancora sembrare la capitale borbonica di 100 anni fa. È divenuta una città moderna, si è industrializzata e ingrandita, ma in alcuni punti conserva l'aspetto che la rendeva cara ai viaggiatori del secolo scorso, coi suoi porticcioli e le barche tirate in secco in attesa di riprendere la pesca. Nonostante i grandi lavori compiuti, il suo continuo aumento di popolazione e i suoi progressi sociali, Napoli ha risentito meno di altre città la trasformazione dovuta ai nostri tempi. I suoi punti di riferimento sono sempre gli stessi. Castel dell'Ovo resta saldamente piantato sullo scoglio dove sorgeva la villa di Lucullo. E le case si arrampicano come sempre verso il Vomero, dominato dal Castel di San Martino, magnifico esempio di barocco napoletano. L'imponente costruzione, trasformata in museo borbonico, racchiude i ricordi storici del Regno di Napoli. La dinastia borbonica di Napoli ebbe inizio con Carlo III, che per caso diventò re delle due Sicilie. Fu poi re di Spagna. Diede all'esercito belle uniformi, ma anche una spina dorsale. Infatti riuscì a sconfiggere gli austriaci a Velletri. Sua moglie era Maria Amalia, figlia del re di Polonia. Ferdinando fu quarto come re di Napoli, terzo come re di Sicilia e finalmente primo come re delle due Sicilie. Ebbe insomma una carriera numerica capovolta. Primo dovere dei pittori di corte era riprodurre con esattezza fotografica le uniformi dei cavalieri e i vestiti delle dame. Alcuni di tali vestiti sopravvivono alle persone che li indossarono e all'epoca che li considerò modelli di modernità e di eleganza. Sopravvive anche una delle carrozze reali, ricordo di un secolo in cui la vita dei potenti doveva per forza essere spettacolare. I Borboni ostentavano il culto della famiglia in privato e quello dell'esercito in pubblico. Per quei pittoreschi soldati, per le loro uniformi che erano le più belle d'Europa, dissanguarono i bilanci. Ma si trattò sempre di un esercito più adatto alle parate che alle battaglie, come dimostrarono gli eventi militari cui presero parte. Questi è Ferdinando II, ultimo re di Napoli. Le stampe e i quadri ci mostrano i piccoli e i grandi eventi nella vita dei re borbonici, Ferdinando IV tra i terremotati,
lo stesso sceso al porto per solennizzare il ritorno dei pescatori di tonni. Il varo del Partenope, la prima nave ad elica che abbia solcato il Mediterraneo. Passeggiata dei reali alla marina, la folla, la bellissima carrozza sulla strada tenuta sgombra dai soldati. Memorabile l'inaugurazione del primo tronco ferroviario italiano Napoli-Portici. L'avvenimento fu consacrato dalla presenza di Francesco II e della sua famiglia. La folla si ammassava sui balconi, sui terrazzi, sulle strade per vedere il mostro di fuoco. Stemmi, distintivi, medaglie avevano grande importanza in quel mondo perché erano altrettanti segni di dignità e di autorità. Quell'autorità che spesso sfociava nella tirannia, come ebbe a constatare Carlo Poerio, tradotto all'ergastolo insieme ad un criminale comune. Altra vittima dell'assolutismo fu Luigi Settembrini, rinchiuso nel carcere di Santo Stefano. Il regno borbonico durò circa un secolo. Ebbe sempre l'ambizione di possedere una grande flotta, senza riuscire mai ad essere una vera potenza marinara. Oggi quelle navi hanno finito la loro decorativa carriera insieme ai re di cui formarono l'orgoglio. Più di loro hanno resistito le umili barche da pesca che non hanno gran pavesi o capitani gallonati, ma sono più intimamente legate alla vita vera di Napoli, città a cui tante e lunghe dominazioni non sono mai riuscite ad impedire di essere se stessa.